Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca. Partiamo dai 7 indagati nell'inchiesta della Procura di Pescara sulla situazione di inquinamento a Piano d'Orta. Il Forum dell'Acqua questa mattina ha tenuto una conferenza stampa a Pescara per illustrare, insomma, la sua attività in merito a questo ennesimo inquinamento a Piano d'Orta di Bolognano e anche per parlare delle ultime novità, invitando a non abbassare la guardia rispetto ai temi ambientali e dell'inquinamento, soprattutto da sostanze tossiche. Sentiamo il servizio di Ludovica Pelliccioni. La Procura di Pescara ha notificato nei giorni scorsi, nell'ambito dell'inchiesta relativa alla mancata bonifica del sito di Piano d'Orta Bolognano, agli indagati gli avvisi di garanzia per i reati di inquinamento ambientale, falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. L'area interessata è quella che ha ospitato fino al 1964 la fabbrica di fertilizzanti della Montedison. Beh, da un lato contenti che la magistratura abbia insomma, acceso le luci su una situazione molto grave di Piano d'Orta, dove ci sono sostanzialmente un decennio di inadempienze, ritardi, omissioni, che poi sarà la magistratura a dover giudicare se sono reati o meno, ma alcune cose sono insomma, incontrovertibili, visto che fino al nostro esposto c'erano i rifiuti pericolosi, addirittura pieni di arsenico e piombo, addirittura che potevano essere toccati a fianco alla strada, c'erano a 5-10 metri dalle case. Ecco, una situazione inaccettabile. Adesso la Procura farà l'inchiesta farà il suo corso, però dopo il nostro esposto voglio anche rivendicare che la parte amministrativa si è messa in moto e sono stati intanto fatti degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, almeno per coprire questi rifiuti che erano addirittura affioravano nei terreni. E dall'altro lato c'è stata l'ordinanza a febbraio 2018 della provincia di Pescara che ha individuato in Edison il responsabile della contaminazione di questo comparto Z, che è una parte esterna al sito nazionale di bonifica, ma in realtà faceva parte a tutti gli effetti dell'area industriale. Quindi ci fu un errore nel 2008 a escludere quest'area dal perimetro nazionale di bonifica l'aspetto è veramente incredibile da un certo punto di vista, perché nel 2008 già si sapeva della forte contaminazione del sito per arsenico, piombo e altre sostanze. Andiamo avanti con il nostro giornale, restiamo alla cronaca. Viene completato oggi con il rientro in Italia il processo di estradizione di Marius Adrian Martin, 34 anni, romeno, autore, insieme ad altri 5 connazionali dell'assalto, lo ricorderete, alla villa dei coniugi Martelli a Lanciano lo scorso 23 di settembre. Martin, dapprima latitante, è stato rintracciato ed arrestato a Craiova, in Romania, circa un mese fa. Sentiamo. Marius Adrian Martin, 34 anni, romeno, è rientrato in Italia scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il latitante, autore insieme ad altri 5 connazionali dell'assalto alla villa dei coniugi Martelli a Lanciano, avvenuto lo scorso 23 settembre, riuscì a fuggire, ma poi venne rintracciato e arrestato a Craiova, in Romania, circa un mese fa. Le attività di indagine esperite nell'immediato dal commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano, dalla squadra mobile della questura di Chieti e dalla locale compagnia Carabinieri, con l'ausilio del servizio centrale operativo, sono state coordinate in campo internazionale dallo SCIP della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che attraverso le divisioni Interpol e Sirene ha fornito i dettagli utili e il supporto strategico alla polizia romena per fermare il latitante e assicurarlo alla giustizia. Commento del questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello: ormai il cerchio è chiuso. E diciamo che sostanzialmente il cerchio con quest'ultimo soggetto dovrebbe essere chiuso, ormai non ci sono altre situazioni da verificare. Si tratta soltanto ora di quantificare gli elementi a carico di questa gente per cercare appunto di essere il più possibile probanti in giudizio. E alcuni hanno già ammesso comunque di aver assaltato dei locali qui a Lanciano. Ma guardate, come ho sempre detto qualche mese fa quando è iniziata la vicenda, noi abbiamo focalizzato i nostri sforzi per questa rapina.
Ora poi all'esito di quelli che saranno gli elementi che abbiamo in nostro possesso unitamente ai carabinieri, vedremo un po' quello che effettivamente risulterà e quindi ci sarà la possibilità di valutare se c'è stata la partecipazione di qualcuno di questi elementi nelle precedenti rapine che si sono succedute sul territorio. Adesso invece ci spostiamo in Molise per un'operazione importante della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Isernia, scoperta una frode fiscale da 85 milioni di euro. Sono stati eseguiti degli ordini di custodia cautelare nei confronti di 7 persone fra Molise, Campania ed Abruzzo. Vediamo il servizio della redazione di Telemolise. Fil Rouge, Procura e Guardia di Finanza di Isernia hanno scoperto una colossale frode fiscale per 85 milioni di euro. 7 imprenditori e professionisti colpiti da ordinanza cautelare personale, 20 gli indagati, sequestrati beni mobili e immobili per 24 milioni di euro. Coinvolte 16 società con sedi in Molise, Campania, Lazio, Puglia ed Abruzzo. Fil Rouge o filo rosso perché i finanzieri del colonnello storto hanno seguito un percorso continuo ma anche complesso che li ha portati a girovagare per l'Italia a caccia di prove per l'inchiesta. Ma filo rosso anche per evocare in qualche modo il nome delle due persone finite agli arresti domiciliari. Si tratta infatti delle sorelle Rossi, entrambe emanazione diretta della grande società di lavori pubblici di Isernia Asfalti Rossi. Le 7 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali chieste dal procuratore Fucci e dalla sostituta Andricciola sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari Federica Rossi. Le misure restrittive sono scattate per le sorelle Clara ed Edda Rossi, 66 e 63 anni, note imprenditrici finite ai domiciliari. Sono difese dall'avvocato Stefano Cappellu. Obbligo di dimora invece per le altre 5 persone, tra cui la madre 91enne delle due donne e 4 loro collaboratori, tra imprenditori e commercialisti di Isernia e Campobasso. Che come avete visto va avanti da oltre 2 anni, insomma sono stati impiegati un centinaio di uomini, automezzi su tutto il territorio nazionale, abbiamo attivato diversi reparti competenti per il territorio sia per l'esecuzione delle misure personali sia per quelle reali. E le due sorelle Rossi, secondo la procura, gestivano l'intero meccanismo. La caratteristica era la creazione di varie società, tutte gestite appunto di fatto dalle due indagate principali, società che avevano un capitale sociale di solito minimo e che operavano per la gran parte nell'ambito della costruzione di strade e autostrade. Le società operavano nei primi anni, c'erano anche delle società esclusivamente cartiera, cioè destinate soltanto ad emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle altre società del gruppo. Società operavano nei primi anni, presentavano bilanci e dichiarazione di redditi, parliamo dei primi 3-4 anni di vita, dopodiché quando la situazione della società diventava insostenibile perché le dichiarazioni erano infedeli, le società venivano abbandonate. Adesso invece cambiamo argomento, apriamo la pagina di politica. Il vice presidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lucrezio Paolini, lascia l'IDV che sta virando verso il centrodestra, ribadendo invece la sua fedeltà al centrosinistra e auspicando anche per una sua ricandidatura la discesa in campo di Giovanni Legnini come leader del centrosinistra, appunto. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, oggi dice ufficialmente addio all'IDV che ha scelto una strada diversa appoggiando il centrodestra e comunque la scelta di Fabrizio Di Stefano. Lei resta nell'alveo del centrosinistra e auspica la candidatura di Giovanni Legnini come candidato presidente del centrosinistra, è così? Diciamo che la notizia fondamentale è che io sono disposto ad una ricandidatura soltanto a sostegno di un candidato che ha il nome e il cognome di Giovanni Legnini. A queste condizioni io sono assolutamente disposto ad una ricandidatura, quello che hanno fatto e faranno gli altri a sostegno di non so chi, oggi mi interessa relativamente, mi interessa l'idea, il progetto di portare soluzioni alla nostra regione. Ritengo che questo si possa fare con l'autorevolezza di Giovanni Legnini e per questo io mi voglio spendere cercando di trovare le condizioni per far nascere
qualcosa di nuovo e superando quello che è stato detto anche da Giovanni Legnini, gli steccati ideologici e di partito, e utilizzando le menti migliori della nostra regione che oggi ha bisogno di una nuova ripartenza, e credo che questa nuova ripartenza possa essere sviluppata, perfezionata soltanto con Giovanni Legnini. In un bilanciamento delle esigenze e dei risultati, il governo che ha cessato le sue funzioni ha realizzato tantissime cose e di pregio. Cambiare non significa bocciare, cambiare significa fare un passo oltre. Ed ora torniamo ad occuparci della questione bus da Tiburtina ad Anagnina a Roma. Il Comune di Roma ha risposto alle proteste degli amministratori locali abruzzesi e laziali e anche dei pendolari rispetto allo spostamento del terminal autobus. Per l'assessorato alla mobilità capitolino sarà soltanto uno spostamento temporaneo, senza per questo dunque svalutare il ruolo della stazione Tiburtina. Sentiamo comunque il servizio. Non c'è stato l'incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi, pur sollecitato dagli amministratori abruzzesi e laziali contrari allo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina. La risposta alle doglianze, ieri espresse in una conferenza stampa tenutasi proprio davanti l'autostazione, è arrivata attraverso una nota dell'assessorato alla città e movimento di Roma Capitale. Voglio rassicurare i tanti pendolari che ogni giorno si recano a Roma per lavoro, ha scritto l'assessore capitolino Linda Meleo, garantendo di non voler rinunciare a Tiburtina. La scelta di Anagnina è provvisoria, continua la Meleo, ma sarà comunque occasione per creare un altro nodo di scambio strategico a Roma. Tibus, ricorda ancora l'assessorato, occupa gli attuali spazi dell'autostazione Tiburtina in modo abusivo da marzo del 2016 e l'amministrazione 5 Stelle ha deciso di non prorogare una convenzione, quella del 99, definita surreale. Tant'è però che i disagi di uno spostamento seppur temporaneo si riverseranno come sempre sugli utenti, con tempi di percorrenza per i pendolari che ogni giorno si muovono lungo la direttrice est-ovest allungati almeno di 40 minuti. Sarà un incentivo a prendere l'auto, dice il presidente di TUA, Tullio Tonelli. Ma se aumentiamo i tempi di percorrenza di 40 minuti, 50 minuti, comincerà a non essere più conveniente, tanti opteranno per la macchina, anziché cercare di trasferire dal trasporto privato a quello pubblico, qui stiamo facendo la procedura inversa, stiamo scoraggiando il trasporto pubblico, l'utilizzazione del trasporto pubblico, trasferendolo al trasporto privato. Come si fa a trasferire tutte le autolinee nell'estrema periferia sud di Roma, aggravandone i costi e scoraggiando l'utenza? L'argomento, oltre che tecnico, è diventato terreno di scontro politico. Il candidato governatore di Civiche per l'Abruzzo, Fabrizio Di Stefano, invoca lo stop agli sversamenti dei rifiuti romani nelle discariche abruzzesi come contropartita. Gaetano Quagliariello di Idea, invece, parla di una provocazione della Giunta Raggi. La Giunta regionale abruzzese, con il presidente vicario Lolli, invece, chiede alla Giunta capitolina che si ascolti la voce dei pendolari abruzzesi e quelle dei comitati civici romani, tutti contrari alla decisione presa. Ho incontrato qui i comitati di quartiere della Anagnina, parecchi comitati, i quali sono contrari a questo spostamento della Anagnina. Ho adesso sentito i comitati invece della Tiburtina, i quali chiedono loro che ci sia invece qui, con una riqualificazione di quest'area, naturalmente un potenziamento. Mi sembra che ci sia un accordo molto largo. Francamente io spero che la Giunta capitolina voglia ascoltare la voce dei suoi cittadini e anche dei cittadini abruzzesi. Voglio sommessamente ricordare che un anno fa, quando il Comune di Roma si è trovato in grande difficoltà, non sapendo dove portare i propri rifiuti, la Regione Abruzzo si è offerta di ospitarli. Non è stato facile. Torniamo a Pescara questa mattina, flash mob per ribadire con forza l'importanza di un'informazione libera dai condizionamenti della politica. Colleghi che sono scesi in piazza dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti, tra cui il ministro Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Sentiamo il servizio. È uno scopo, è quello di difendere la libertà di stampa, la libertà di opinione, la libertà di critica. Tutto ci saremmo aspettati meno di scendere in piazza con queste motivazioni.
I giornalisti spesso sono scesi in piazza per difendere i loro diritti sindacali, ma non un principio generale come quello della libertà di critica, che è stato sancito dalla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo nel 1789 e ribadita, guarda caso, in maniera molto forte nel 1799 dalla Repubblica Napoletana, la Repubblica molto vicina come territorio a qualche ministro della Repubblica Italiana che oggi offende così pesantemente i giornalisti italiani. Siamo scesi in piazza e scenderemo ancora in piazza per difendere questo principio generale, perché riteniamo che in questo momento gli attacchi alla stampa, gli attacchi all'informazione non siano sporadici, ma facciano parte di un quadro, una temperie culturale, mettiamola così, una temperie politico molto pericolosa. Lucia Vittoria D'Agostino, 54 anni, di Vasto, e il nuovo commissario di polizia di Lanciano. Questa mattina la presentazione, vediamola. Lucia Vittoria D'Agostino, 54 anni, di Vasto, e il nuovo commissario di polizia di Lanciano. Il dirigente è stato presentato alla stampa dal questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello. Ispettore della mobile a Bari, poi a Milano, dove si è occupata di immigrazione e divisione anticrimine, dopo ancora a Torino e infine Roma, ultimo incarico al servizio tecnico, logistica e patrimoniale. Pronta a lavorare per garantire la pace sociale al mio territorio, ha detto il neocommissario, commentando anche recenti fatti di criminalità che hanno portato Lanciano alla ribalta della cronaca nazionale. Sono arrivata proprio in un momento clou, a seguito di questi ultimi eventi che tutti conosciamo. Già ho visto che ci sono stati comunque degli ottimi risultati in merito agli arresti che ci sono stati, e insomma spero di poter comunque contribuire ulteriormente nelle attività di repressione e prevenzione dei reati, ma maggiore garanzia di sicurezza per la città di Lanciano. Sono contenta di essere qui nella mia terra, torno a lavorare qui dove non ho mai lavorato. Come ho detto già prima, spero di poter mettere a frutto le mie esperienze lavorative per metterle al servizio di questa collettività che tra l'altro mi è anche vicina, sebbene io sia di Vasto, ma insomma per l'Abruzzo intero. E mi auguro che comunque la collettività e i cittadini di Lanciano contribuiscano con noi, insomma collaborino con noi affinché riusciamo a mantenere comunque una certa tranquillità, una certa sicurezza nella cittadinanza. Adesso parliamo di sanità. Il Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia aquilana ha deciso di aderire allo sciopero indetto dalla NAO, l'Associazione dei Medici Ospedalieri, che si terrà in Abruzzo all'Aquila il prossimo 23 di novembre. Vediamo insieme il servizio della redazione di Infomedia News. La Marsica e l'intera provincia aquilana rispondono presente. È arrivato ieri, infatti, durante la riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia, l'ok all'adesione alla mobilitazione nazionale promossa da medici e dirigenti sanitari, in programma il prossimo 23 novembre, che prevede un presidio dinanzi al San Salvatore. Chiederemo a tutti i sindaci del territorio di partecipare all'iniziativa per sostenere le istanze di chi si batte per garantire il finanziamento adeguato del Fondo Sanitario Nazionale, sblocco del le assunzioni e rinnovi contrattuali. Abbiamo proposto insieme agli altri sindaci di aderire a questa manifestazione del 23, perché è ora di dire basta a questi continui rinvii per risolvere le questioni, soprattutto le più urgenti, e mi riferisco alla carenza di personale infermieristico, paramedico, i medici che sono costretti a fare dei turni estenuanti. Il tutto va a rendere dannoso e soprattutto pericoloso l'azione operativa che loro fanno nei confronti degli utenti. Te lei anche parlato di una riorganizzazione, di una proposta di riorganizzazione della sanità nelle aree interne. A proposito di ciò, quale potrebbe essere un punto di partenza? Le aree interne hanno bisogno di maggiore attenzione, noi siamo disponibili a ragionare a tutto campo. La cosa per quanto ci riguarda più importante è mantenere il livello alto di efficienza che ha l'ospedale di Avezzano, che rappresenta un ospedale di primo livello con funzioni di SPOC, è una cosa importante. Poi all'interno di questo concetto noi possiamo essere disponibili a ragionare su questa ASL, riorganizzazione ASL, potendo prevedere anche un ospedale di secondo livello che potrebbe essere realizzato tra L'Aquila e Teramo. Il premio Medicina Italia è stato consegnato domenica scorsa a Pescara al direttore dell'unità complessa di urologia dell'ASL di Chieti Lanciano Vasto, Luigi Schips. Vediamo.
Luigi Schips, che effetto le fa rappresentare l'Abruzzo tra le eccellenze della sanità italiana nella terza edizione del premio Medicina Italia a Pescara? Probabilmente nemmeno noi potevamo pensare a questi risultati. Si è partiti pensando solo di fare una buona sanità nell'interesse dei pazienti e del territorio che rappresentiamo. Questa cosa si è sviluppata in maniera anche piuttosto inaspettata, adesso si è accresciuta ancora di maggiori responsabilità appunto per la presenza all'interno dell'università e quindi ha una maggiore valenza. Tra le novità che presenta la sua attività, l'utilizzo del laser a luce verde, ma anche tanti aspetti che hanno reso grande il suo lavoro. Ecco, secondo lei dove va, dove è indirizzata l'urologia dei prossimi anni? L'urologia negli ultimi 30 anni ha cambiato completamente la sua struttura e si è passati soprattutto un interesse negli anni 80 verso una terapia media, quindi la terapia medica nel tumore della prostata. C'è stata una rivalutazione dell'attività chirurgica e non conosco altri specialisti che abbiano avuto un così tanto successo con la chirurgia mini-invasiva. Legambiente Abruzzo ha presentato oggi a Pescara una campagna di sensibilizzazione per la pulizia delle coste della nostra regione. Vediamola. Clean Sea Life coinvolge gli amanti del mare in una campagna di pulizia di coste e fondali. Oggi l'operazione ha interessato un tratto di spiaggia pescarese. L'iniziativa è volta anche a richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni su un'azione immediata nel bloccare l'utilizzo delle plastiche monouso, sulla scia dell'esempio delle isole Tremiti, ma anche di impegni che stanno prendendo diverse amministrazioni a livello nazionale, perché ormai il tema della plastica è un tema di carattere mondiale. Verrà poi schedato tutta la tipologia di plastica che raccogliamo, in pratica non è tanto una pulizia ma è un monitoraggio, diciamo, di quanta plastica riusciamo a trovare in 100 metri di battigia per 50 e da lì si quantificherà quanta plastica abbiamo proprio nel mare. Clean Sea Life non è una petizione ma un impegno a fare qualcosa di concreto per il nostro mare. Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dal Pescara e dunque dalla Serie B, secondo giorno di riposo per il Delfino che domani riprenderà gli allenamenti in vista della gara post sosta di domenica 25 novembre contro l'Ascoli. In questi giorni saranno assenti i nazionali Memusciai, Castrati, Melegoni, Capone ed Elisalde. Intanto brucia ancora la sconfitta di Palermo che è costata il primato al Pescara, un risultato pesante. Il 3-0 nonostante la buona partita disputata. È proprio questo il pensiero di Ledian Memusciai. Sconfitta pesante Ledian nel punteggio, ne parlavamo anche con il tecnico Pillon, è mancata un po' la stoccata finale, avete attaccato tanto nel secondo tempo, non siete riusciti a mettere i palloni in rete. Sì, purtroppo è un risultato secondo me bugiardo perché è un 3-0 pesante, però penso che la squadra nel secondo tempo abbia fatto un'ottima partita dove potevamo raggiungere il pari e magari sarebbe cambiata la partita. Poi è normale, quando ti sbilanci così tanto rischi anche dopo di prendere gol. È successo così purtroppo, però bisogna guardare avanti, abbiamo una partita fra due settimane importante e bisogna rialzare subito la testa. Avete incontrato probabilmente quella che insieme al Benevento è la squadra più forte del campionato, Palermo, che è squadra che in casa sa farsi valere e che ha soprattutto una difesa molto molto arcigna. Avete avuto qualche difficoltà a proporvi dalle parti di Brignoli perché ci avete provato spesso ma dalla distanza? Sì, abbiamo avuto, secondo me questa è la squadra più forte del campionato, però penso che abbiamo avuto, non dico le nostre occasioni, però abbiamo avuto magari il possesso palla nel secondo tempo dove magari è mancato l'ultimo passaggio, gli ultimi metri dove poter far male, però penso che il secondo tempo soprattutto abbiamo avuto la partita per riaprirla, diciamo. Non le occasioni, ma abbiamo avuto forse possesso palla per cercare l'ultimo passaggio. Ora arriva questa sosta, probabilmente forse la sosta che ci voleva in questo momento per ricaricare le pile in vista della gara con l'Ascoli. Sì, sì, ora bisogna ricaricare le pile, bisogna pensare che c'è una partita importantissima fra due settimane.
secondo posto che comunque soddisfa in questo momento e che vale comunque potenzialmente la Serie A, anche se siamo solo alla 12ª giornata. La Serie B è un campionato, diciamo, è un campionato lungo dove ci stanno partite strane, dove le puoi anche perdere, come sta succedendo a tutte. Scendiamo in Serie C adesso. Il portiere del Teramo, Francesco Pacini, domenica ha giocato la prima da titolare in campionato, complice anche l'infortunio all'orecchio di Lewandowski. Per l'estremo difensore qualche bella parata, soprattutto su Gelli, dopo un periodo nel quale, Coppa Italia a parte, ha sempre dovuto guardare gli altri dalla panchina. Sentiamo Jacopo Forcella. Pacini, probabilmente la domenica da titolare la immaginavi in maniera diversa, con qualche gol in meno da raccogliere? Sicuramente sì, e infatti sono anche abbastanza incavolato per questo, però come ho già detto prima, secondo me la reazione della squadra è stata importantissima. Abbiamo portato a casa un punto che, insomma, per come si era messa la partita non era assolutamente scontata, anzi probabilmente qualche tempo fa questa partita l'avremmo persa. Io quello che vi posso dire è che non è facile giocare una volta ogni 7 mesi. Io era da aprile che non facevo una partita e non è come giocare in Coppa Italia, sicuramente c'è un'adrenalina, una tensione che è molto diversa, però io credo che le partite si preparino in settimana e io ho cercato di allenarmi il meglio possibile e oggi ho cercato di fare il meglio possibile. Poi ripeto, però il dispiacere c'è, perché se prende 2 gol ti girano in scatola. Ecco. Ma secondo me si poteva rientrare magari con un atteggiamento diverso, però ripeto, abbiamo preso 1-1 sul rigore che credo sia discutibile, almeno da quello che ho visto alla porta, poi magari voi mi potete dire qualcosa di più, però comunque abbiamo preso quel gol a freddo che ci ha un attimo scosso, e poi ci sta che, insomma, l'inerzia della partita cambi e vada a favore degli avversari. Ecco. Ti faccio una domanda, è chiaro che non si tifa per le sciagure dei compagni di squadra, però in questo periodo in cui Lewandowski non ci sarà, Pacini pensa di poterselo guadagnare il posto da qua alla fine da titolare? No, io penso a lavorare giorno dopo giorno, perché so quanto è stato difficile fare queste 2 partite da quando sono arrivato, io penso solo a quello, poi del resto c'è un allenatore, c'è una società che faranno le loro scelte, io cerco di allenarmi il meglio possibile. La seconda sulla destra, su Gelli, credo, perché oggi sono state tutte parate dove non ho mai visto partire la palla, non mi è mai successo in Italia, sono sincero, e quindi quella sicuramente è stata più difficile, anche perché era la più angolata. Adesso la Serie D, sono 2 match di cartello che caratterizzano la 12ª giornata che si giocherà domani. Il Francavilla andrà sul campo della capolista Matelica, Notaresco, l'unico derby di giornata. I padroni di casa se la vedranno con il Pineto. Tutte le gare si giocheranno alle 14:30, ad eccezione del derby romagnolo Cesena-Savignanese, che si disputerà alle 20:45. Naturalmente, come sempre, TV6 seguirà gli sviluppi della giornata di campionato con diretta stadio in onda subito dopo la prima edizione del TG6 e poi con l'Abruzzo del pallone alle 19:30. Intanto vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Francavilla chiamato all'impresa nel turno infrasettimanale di domani, e la squadra di Paolo Rachini giocherà sul campo della capolista Matelica, che tra le mura amiche ha un percorso netto, 5 partite e 5 vittorie, laddove i giallorossi in trasferta devono ancora trovare la prima vittoria. Per il Francavilla sarà la prima di 2 gare esterne consecutive, domenica a Forlì, e farà il possibile per tirare uno scherzetto ai marchigiani, come avvenne lo scorso marzo quando il 2-2 pesò sul finale di stagione matericese. Altra gara di cartello, quella che si gioca al Savini di Notaresco tra i padroni di casa e il Pineto, è l'unico derby di questa 12ª giornata che mette di fronte 2 delle squadre più in condizioni del girone. Da un lato Notaresco, che sta dando continuità ai suoi risultati dimostrando che il piazzamento di alta classifica non è frutto del caso, dall'altro un Pineto in forte ripresa che non perde da 5 partite e soprattutto è in serie aperta di 3 vittorie consecutive. A Mauro sarà privo di uno dei suoi giocatori più in forma, Fortunato, centrocampista col vizio del gol, il quale è squalificato. Potrebbe dunque toccare a Stefano Amadio. Nel Notaresco invece rosa al completo per Cudini. È un quasi derby quello dell'Aragona tra Vastese e Campobasso, tra le 2 tifoserie c'è una forte rivalità, tanto che su disposizione del prefetto di Chieti è stata vietata la vendita di tagliandi per i residenti della regione Molise. Vastese e Campobasso sono 2 deluse di inizio stagione, tanto che entrambe hanno cambiato tecnico. Recente la svolta per i Lupi con l'avvento di Bagatti la scorsa settimana al posto dell'esonerato Mandragora, anche se 2 giorni fa solo al 92esimo hanno evitato il tombo
tonfo casalingo con il Monte Giorgio. Vastese reduce dallo stop di Pineto, Montani prosegue il suo lavoro in attesa di correggere la squadra a dicembre e dà le idee chiare sull'obiettivo, la salvezza, lasciando da parte i grandi propositi di inizio stagione. Acque agitate in casa Giulianova, la sconfitta contro la Savignanese non è andata giù al presidente Bartolini, che da squadra e tecnico si attende di più. Domani mancherà per squalifica Federico Del Grosso, ma il Giulianova è chiamato al riscatto nello scontro diretto con la Jesina. È chiaro che in questo momento c'è talmente tanta rabbia e amarezza che la possiamo dimenticare solo facendo con la Jesina una prestazione come quella che abbiamo fatto al Sant'Arcangelo, altrimenti voglio dire a questo punto dovremmo un attimo ricorciarci le maniche, avere dei metodi probabilmente un po' meno ortodossi, ma cambiare sicuramente qualcosa sotto il profilo mentale, perché non ci possiamo permettere di non raccogliere i risultati e soprattutto di non trovare una continuità. L'Avezzano ha ritrovato il gioco ma non la vittoria. Dopo la recente raffica di pareggi, 4 consecutivi, Lecito attendesse un ritorno alla vittoria, ma al Di Marzio arriverà un Forlì sì in difficoltà ma che potrebbe trarre giovamento dal cambio in panchina. Esonerato Nicola Campedelli, ieri la panchina è stata affidata all'ex tecnico della San Maurese Stefano Protti. E con questo è tutto per la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Vi ricordo, se volete, che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata.